Io ora sono qui. Ok, no, perché una volta ho visto il documentario, grazie al Gran Turco è possibile esatto. Produrre biodiesel, soprattutto lì in Brasile. Esatto. Ce n'è a pacchi, esatto. Vero? Qua principalmente lo fanno con il residuo della canna da zucchero, sì, che è molto presente. Sì. Io in particolare nel mio lavoro studierò la possibilità di fare bioetanol, ma da biomassa italiana, in particolare dalla paglia del farro. Ok, e sei andato a Rio per studiare il processo per far diventare la paglia. Esattamente, perfetto. Esattamente. Perché tutti vanno in Brasile a studiare bioenergie alternative. A chi è che non è capitato? Ma dai, ma non scherziamo. E soprattutto sai quando è partito Paolo? Quando? Il 26 di dicembre. Hanno fatto Capodanno in Brasile, perché Paolo tu non sei solo, sei con un amico. No, sono con un amico, Stefano. Ecco, Stefano, che non studia con te, giusto? No, mi accompagna, ma te lo posso passare tranquillamente. Ah, e niente di meno, c'è anche l'accompagnatore. Eh sì, passa. Lo scroccone. No, te lo passo, parli con lui. Ok, va bene. Ciao Paolo, grazie. Ciao Paolo. Ciao a tutti. Ciao Stefano, buonanotte. Buonanotte. Senti, quindi tu saresti lo scroccone del gruppo. Praticamente noi partivamo a venire a fare la tesi a Rio, ci abbiamo incastrato anche a fine anno. La tesi a Rio non si può sentire, scusami. La tesi a Rio, veramente. Ecco ragazzi, pazzesco. E quindi ho sfruttato l'occasione. Hai detto, che faccio? Mi perdo il Capodanno a Rio de Janeiro, ma tu sei bravo. Ok, però oggi è 13 di gennaio e tu sei ancora lì. Per loro è 12 di gennaio. Quindi per ora mi fermo ancora un po'. Mi sono laureato quest'estate e nonostante la laurea però facevo un paio di lavori. Okay. Mi sono messo a parte un gruzzoletto e ho detto me lo godo ora qua a Rio de Janeiro. Fatto bene. A fine gennaio si torna e si guarda un po' le cose. E una domanda ragazzi, vi state divertendo? No, poco. Ci spiegate com'è andato il vostro Capodanno? Siamo curiosi, come si passa un Capodanno a Rio de Janeiro? Praticamente a Rio de Janeiro vanno tutti qui sulla spiaggia di Copacabana. Ok. Sono tipo 2,5 milioni di persone che stanno lungo la passeggiata e sulla spiaggia. Ok. E la gente sta tutta insieme e poi dopo ci sono i fuochi di artificio a mezzanotte che sono una cosa pazzesca, sono bellissimi. Sì. La gente guarda i fuochi di artificio e poi a mezzanotte c'è il bagno. C'è il bagno, ecco. Il bagno e il mare. Ecco, ho capito. Ma in che condizioni ti sei tuffato, vogliamo sapere? In mutande. Sì, no. Sì. Diciamo il tasso alcolemico. Però era fine anno, si festeggiava. Chiaro, per carità. Con una bella congestione, magari no, scherzo. No, l'acqua è caldissima. Immagino. Quanti gradi ci sono in questo momento, Stefano Rio? In questo momento saranno sui 26-27 gradi. Beati voi ragazzi, porca miseria. Ultima domanda. E si sta bene ora. Ci credo, perché arriviamo fino a 31-32 minimo. No, il giorno si arriva anche a 40-42. Appunto, 31 minimo. 40 massimo. Sì. Ascolta, proprio in chiusura, perché siamo dei curiosoni. Il tasso di topa. Sì. Il tasso? Di topa. Altissimo. Non avevamo dubbi. La proporzione donne uomini è veramente clamorosa. Avete fatto conquiste? Qualcuna, e poi ci lavoriamo più o meno tutte le sere. Giusto, quello è un duro lavoro e qualcuno lo dovrà pur fare. Va bene Stefano, fai un grosso in bocca al lupo a Paolo e tu divertiti e poi lascialo studiare, ti prego. Va bene. Ok, ciao, buonanotte ragazzi. Ciao, buonanotte. When I was in the third grade.